La tecnologia sta facendo passi da gigante, soprattutto in settori importanti della nostra vita, come quello della cura, della salute, anche dei nostri bambini. E siamo con Francesca Frexia, che sta curando un progetto di telemedicina in cardiologia pediatrica. Che cosa ci servirà questo, progetto che lei sta curando ora? Sì, salve. Questo progetto serve fondamentalmente a fare in modo che anche in zone remote, in distretti remoti di una regione, possa essere presente almeno virtualmente uno specialista nel campo, nell'ambito dell'esecuzione di un esame delicato oppure molto specifico. Quello a cui accennavo appunto la nostra collaborazione con la cardiologia pediatrica del Brozzo e col dottor Tumbarello, per quello che riguarda diciamo, la creazione di una serie di strumenti per fare in modo che lo specialista possa guidare la mano dell'operatore durante l'esecuzione di un'ecografia cardiaca. La telemedicina è piuttosto diffusa in questo momento ed è molto raccomandata anche dalla comunità europea, anche a livello nazionale, per diciamo, migliorare e ottimizzare i servizi offerti dal servizio sanitario. La nostra applicazione in particolare è la telemedicina in tempo reale, che cerchiamo di affrontare con strumenti a basso costo e aperti per fare in modo che possano essere diffusi e pubblicati open source, quindi disponibili a chi vuole utilizzarli, e diciamo, diffondere questo tipo di attività di tecnologia anche in distretti lontani dai centri specializzati e con pochi mezzi. Ecco, facciamo un esempio: se dobbiamo fare un'ecografia cardiaca a un bambino in un piccolo ospedale di provincia, può essere magari insomma, l'esperto, il grande tecnico medico che può guidare questa ecografia attraverso questo progetto. Esattamente, in pratica la nostra applicazione consente di vedere sia il video dell'ecografo, sia la scena dell'esame, che è molto importante perché lo specialista può vedere come l'operatore sta muovendo la sonda, può guidarlo e può, diciamo, aiutarlo nell'ottenere le proiezioni corrette che gli servono per valutare il caso specifico. È importantissimo, insomma, per prevenire e affrontare immediatamente un caso, magari specifico, Esattamente. insomma, nel caso dei bambini, affrontarlo immediatamente. Sì, ha sempre una doppia valenza. Da una parte non si fanno spostare pazienti che sono quindi bambini con la famiglia e questo aumenta ovviamente il carico psicologico e di disagio in caso non sia necessario, quindi per un semplice controllo. Dall'altro lato si trasferiscono immediatamente i casi urgenti perché è possibile farli vedere al più presto da uno specialista che dice sì, questo è necessario, venga trasferito subito. Ecco, pensiamo al caso di neonati, bambini appena Certo. nati, insomma, con la famiglia, il carico naturalmente di ansia che può Stress, generare quando si scopre un malessere, una malformazione. sì. Certo, questa è diciamo, la componente psicologica è assolutamente una delle più importanti, oltre ovviamente l'aspetto clinico della situazione. Quindi sotto questo punto di vista può essere veramente uno strumento che aiuta il paziente e i medici nel portare avanti l'analisi di un caso. Grazie.